Potete avvicinarvi all'atto dello scrivere con nervosismo, eccitazione, speranza o anche disperazione, la sensazione cioè che non riuscirete mai a mettere sulla pagina quello che avete nella mente e nel cuore. Potete avvicinarvi a quell'atto con i pugni chiusi e gli occhi stretti, pronti a menare e a prendere nota dei nomi. Potete mettervici perché volete farvi sposare da una certa ragazza o perché volete cambiare il mondo. Mettetevici in qualsiasi modo, ma non alla leggera. Lasciatemelo ripetere, non dovete affrontare alla leggera la pagina bianca. Ho deciso di non prendere alla leggera questa raccomandazione di Stephen King e di ideare un corso che sia una sorta di laboratorio in cui aiutarvi a non permettere che la pagina bianca diventi la vostra nemica e ad offrirvi tutti gli strumenti per cominciare a scrivere la vostra storia. Per farlo e per costruirci da soli la nostra cassetta degli attrezzi che ci sarà utile in ogni difficoltà, sbirceremo nei laboratori di molti scrittori famosi che hanno lasciato testimonianze del loro modo di procedere e del loro rapporto con la scrittura. Andremo a sbirciare nel laboratorio di Virginia Woolf, in quello di Gustave Flaubert, guarderemo cosa combinava Shirley Jackson e ci faremo prestare da Fruttero e Lucentini i ferri del mestiere. Useremo tutte queste risorse per costruire piano piano, passo dopo passo, a partire dalla motivazione che vi spinge a scrivere, il soggetto della vostra storia. Poi procederemo a stabilire una scaletta che funzioni come una carta geografica per orientarvi nella stesura del vostro romanzo. Stabiliremo quali sono i personaggi e ne costruiremo delle schede che li identifichino. Non trascureremo nemmeno la punteggiatura, la voce, lo stile. E infine passeremo a scrivere i vostri incipiti. Vi ritroverete alla fine del corso con 10.000 battute editate e pronte e pronti a proseguire sulle vostre gambe. Io sono Ilaria Gaspari e vi aspetto al corso online della Scuola Holden, dalla pagina bianca al romanzo, scrivere le prime pagine della tua storia.